appena costruito una sedia. Incredibile, sembra una sedia normale. Sì, ma quando l'ho finita mi sono chiesto perché una sedia dovrebbe avere le gambe se poi non le puoi usare. Ciao, vieni! Ehi, si muove! Oh sì, e come? Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto perché un tulipano ha solo le foglie, perché non ha le mani o magari i piedi. E gli ho dato un cervello. Padrone. E anche una voce. Padrone. Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio, questo è un abominio, Victor. Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano. Io tengo moltissimo ai miei hobby. Rane. Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Oh, buongiorno, Riccardo. Vedo che avete provato la mia marmellata di lumache. Sì. Potrebbe farmi tornare come prima, la prego. Perché? Non vi piace essere una lumaca? È meraviglioso, solo che mi sento un po' appiccicoso. Oh, come preferite. Oh, così va meglio. Signora strega, può farci smettere di ballare? Ma certo. Può anche far tornare i miei capelli come erano prima? Con piacere. E le dispiacerebbe riprendersi queste cose? Io non le voglio più. Eh? Ma come? Gettare via tutte queste cose mi ha fatto capire che è arrivato per me il momento di fare le pulizie di primavera. Per caso qualcuno di voi vuole un pentolino magico? E adesso cosa facciamo? Non possiamo lasciarli in giro. Sono tutti oggetti troppo pericolosi. È il caso che ci pensi io. Cielo, ma che cosa ha fatto alla sua casa? Che cosa volete dire? Com'era sistemata prima andava benissimo. Era molto più da strega. Oh. Questa lampada starebbe a meraviglia qui. È proprio dove la tenevo. E la marmellata di lumache starebbe a meraviglia qui. Infatti lì è dove è sempre stata. Il tappeto qui e lo specchio qui. Dove sono sempre stati? Sa che lei ha davvero un ottimo gusto, signora strega? Non mi stupisco che la sua casa sia così bella. Oh, vi ringrazio. Voi siete un uomo adorabile. Oh, beh, che dire, faccio del mio meglio. Arrivederci, signora strega. Arrivederci a voi e grazie per il vostro aiuto. Paparino, tu sei davvero convinto che tutti quegli oggetti rendano bella la casa della signora strega? No, quel posto per me è un vero porcino. Buongiorno, io sono la vostra nuova insegnante e lei è la mia assistente, la signora... È nascosta sotto la scrivania! Buongiorno, bambini, io sono la signora Elfo. Si rilassi, signora Elfo, non ha niente di cui preoccuparsi con me al comando. Allora, bambini, adesso... Ehi, hanno fatto scomparire la regina! Sono rimaste soltanto queste! Bambini, che cosa avete fatto alla regina? Via! Noi mandata via! Pronto? Oh, regina Cardo! I bambini mi hanno spedito da qualche parte, ma ritornerò al più presto non appena avrò capito dove sono finita. Dovrà occuparsene lei finché non sarò tornata. Oh, va bene. Arrivederci. Signora Elfo, è lei l'insegnante adesso? Sì. Niente panico, signora Elfo. Tu ce la puoi fare. Sei tu al comando. Forse dovremmo togliere loro le bacchette. Ottima idea, Ben. Niente più magia. Adesso faremo un bel gioco che si intitola
Nascondiamo le bacchette. Prendo tutte le vostre bacchette e le nascondo in questo cassetto, così. Ottimo! E ora, bambini, fatemi un bel disegno. Qual è il vostro soggetto? Delle farfalle o dei coniglietti? Dinosauri, guardi! A Tarquinio i dinosauri piacciono molto! Oh, va bene! Grandi denti! È vero! Ora usate la vostra immaginazione. Chiudete tutti quanti gli occhi e poi provate a immaginare come poteva essere la terra dei dinosauri. È sicura che questa sia una buona idea? A me sembrano felici e anche tranquilli. Provate a immaginare dei grandi vulcani, delle immense foreste dei dinosauri. Fate finta di essere veramente laggiù. L'uovo di drago si sta schiudendo. Mio padre dice che i draghi sono degli animali selvaggi e pericolosi. E poi sputano fuoco. Oh, io ho paura, è meglio scappare. Ciao, piccolo! Oh, che bello! È così dolce! Gastone, sii gentile con il cucciolo di drago! Basta, coccinella cattiva! Come lo possiamo chiamare? Che cosa ne dite di Tenerone? No, invece si chiamerà Dentone! Perfetto, Dentone! A me piace di più il nome Coccolone! Artigli di fuoco! Che ne dite di Dave? Sarà Dave il drago! Sì! Dave, questo è il tuo nuovo nome! Dave ha delle zampe enormi, sono molto grandi! Questo significa che diventerà ancora più grosso! Ora che cosa vuoi, Gastone? Oh, e va bene. Prendi il bastoncino. Wow! Sei davvero intelligente, lo sai? Vuole che gli grattiamo la pancia? Oh! Ma quant'è carino! Dave è l'animaletto più fantastico di tutto il mondo. Gastone? Oh, io non lo so. Oh, beh, non importa. Adesso abbiamo Dave. Principessa Holly, è ora di tornare a casa. Oh, devo andare. Ciao a tutti. Ciao. Su, siediti, ti prego. Lo vede? È impossibile. Seduto. Oh. Bisogna essere fermi. Il suo animale deve capire chi comanda. Adesso faremo vedere a Gastone come si cammina al guinzaglio. Bravi, miei ragazzi. Molto bene. Ci vuoi provare anche tu, Gastone? No, non parli a Gastone in quel modo. Che comanda fra voi due? Beh, ho sempre pensato a Gastone come ad un amico. No, è lei che comanda. Glielo dimostri. Gastone, piede! Camminare, Gastone. Mento in fuori. E non fare il pigrone! Molto bravo, Gastone, davvero molto bravo! E ora tocca a lei, signor Cardo. Piede! Non male, ma a voce più alta. Piede! Ok, tutti alla corsa a ostacoli, coraggio! Non gingillatevi! E adesso l'altalena! Molto bene. Attraversare il tunnel. Eccellente. Slalom tra i pali. E saltare oltre la pozza di fango. Per favore, non si vola, babbi. Avanti, Gastone, prova a saltare. Non dimentichi chi comanda. Gastone, salta. Molto bene. Ora l'altalena. Bel lavoro. Dritto nel tunnel, per favore. Bravo, Gastone. Slalom tra i pali. E salta oltre la pozza di fango. Oh, oh, Gastone c'è finito dentro. È ricoperto di melma. Oh, oh, che importa, è solo un po' di fango. Non è vero, Gastone? Ma io non ce l'ho una moneta. Le hai appena fatte sparire. Oh, senza una moneta non possiamo farne altre. Io ho questo bottone. Magari funzionerà. Fa di nuovo il rumore dei popcorn. Oh, oh, si è
riempito di bottoni. Tata, si possono comprare le cose con i bottoni? Signor Elfo, le va bene se la paghiamo con dei bottoni? No. Il baule magico dei soldi è rotto? Sì, Vostra Maestà. Per qualche strana ragione fa soltanto bottoni. E noi dobbiamo pagare il signor Elfo. Sta tranquilla, Holly. Sistemo io tutto. È un po' imbarazzante, ma purtroppo siamo a corto di soldi al momento. Non dovete sentirvi imbarazzato, maestà. Non ne avete motivo. Mi dispiace, sul serio. No, no, non c'è il minimo problema, davvero. Bene. Allora fatemi sapere quando avrete i soldi e io vi riporterò subito il cibo. A presto. Oh, a presto. Ho una buona notizia e anche una cattiva. Davvero? E qual è quella cattiva? La cattiva notizia è che non c'è nessuna buona notizia. Il signor Elfo si è portato via la colazione. È tutto perché non abbiamo quegli inutili soldi. Ma cosa servono i soldi? Io non lo so esattamente, Holly, ma gli elfi sembrano tenerci molto. Non potresti aggiustare il baule magico dei soldi, papino? Il baule non è rotto. Ci serve solo una moneta d'oro da buttarci dentro. Chi ne ha una? E questo è il problema, caro. Nessuno di noi ce l'ha. Oh, qualcuno di voi sa dove trovarla. Mio padre viene pagato con delle monete in cambio del suo lavoro. Veramente? Puoi trovare un lavoro, papà, e farti dare una moneta d'oro. Beh, suppongo di poterci provare. Quale tipo di lavoro ti piacerebbe fare, papà? Non ne ho idea, ma devo saper fare un mucchio di cose. Sono il re. Ricevuto! Forza, ragazzi, si comincia! Diamoci da fare! Oh, cielo! Che cos'è questo rumore? Pronti a sollevare! Salve, Vostra Maestà! Ah, sì, continuate! Abbiamo caricato tutto, ragazzi! Potete andare! Questo è un vero disastro. Eccomi. Oh no, è la mamma. Posso guardare adesso? Puoi farlo solo se chiudi gli occhi. Oh, è divertente. È come nei programmi che guardo in televisione. Posso aprire gli occhi adesso? Non lo farei. Ditemi voi quando posso. Circa fra un mese. Oh, dov'è finito il castello? Ecco... Cosa credi che diranno i Calendula quando vedranno questo? Rideranno, rideranno, rideranno! No! I Calendula sono arrivati! Ciao, cara sorella! Oh, mamma mia! Oh, mamma anche mia! Non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire! Non è ancora finito. È meraviglioso! Sì, è incredibile! Volevamo soffitti alti, voi li avete eliminati del tutto! Già, e guarda qui l'angolo bagno! Sì, essenziale e completamente aperto! Lo trovo così avventuroso! Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea! Re! Riccardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato. È vero? Hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no. Posso vedere le vostre case? Ma certo! Vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate. Oh, mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate. D'accordo, seguitemi. Siamo arrivati, ecco il villaggio delle fate. Wow, e vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì, una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva. Nessuno mangia i funghi velenosi. Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è, è una porta magica. Prima devi bussare 3 volte. Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo. Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao, paparino! Il mio papà è il sindaco delle fate! Sì, e sei arrivata giusto in tempo per la riunione! Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! Oh, gente grande!
Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic. Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa. Può dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno. E hanno mangiato la mia casa. Quindi dobbiamo fare attenzione. E se qualcuno di voi vede la gente grande, suoni subito l'allarme. Io l'ho vista, è come una di loro. Cosa? Dove? Chi? Io sono una di loro. La gente grande è qui, suonate l'allarme. La gente grande. A loro non piaccio. Non preoccuparti, Lucy, non è colpa tua se fai parte della gente grande. Ora comunque fai parte della gente piccola. Riesco a sentire da qui l'odore della colazione. Pronto? Presto, maestà! Dite al vostro gnomo che c'è un albero della colazione sulla grande collina. Oh! Ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi, invece ci cresce! E come? Un albero stracolmo di uova, pancetta, salsicce e pane tostato. È davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. Guardate, stanno per incontrarsi! E per fuggire a 100 chilometri l'uno dall'altro! Ah, un gnomo! E tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa identica domanda. E allora fallo! E tu che cosa ci fai qui? Mi piace fare colazione! Vuoi sapere per quale motivo? No! Bene, lo prenderò come un sì. È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare. Bene, ora me ne andrò 100 chilometri lontano da te, almeno. E io me ne andrò 1000 chilometri lontano da te, almeno. Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante, ben fatto, Tata Susina. Vi ringrazio, Riccardo. In realtà è stata una mia idea, vostra maestà. No, non è vero. Io ho pensato di farli incontrare. E io ho creato l'albero della colazione. Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati. Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama? Guardate, lo gnome è ancora qui! Credevamo che fosse andato via. Oh, una delle stelle si sta muovendo! Forse una stella cadente. Oh, sì, la vedo anch'io! Sta per schiantarsi a terra! Wow, è precipitata qui vicino! Andiamo a dare un'occhiata! Guardate, è qui che la stella è caduta. Ha fatto un buco enorme. È davvero incredibile. E avete visto quel fumo? Deve essere molto calda. Forza, scendiamo. Voglio vederla da vicino. No, torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata. Che bello, è mattina. Polly, la colazione! Non ho tempo, papà! Una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera! Che bello, è mattina! Ben, non vuoi fare colazione? Più tardi, mamma! Devo andare a vedere la stella cadente! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Wow! Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente! È precipitata dal cielo! Che meraviglia! Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, vostra maestà. Abbassare la chela! La stella ha le finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Il portello si sta aprendo. Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena. Invasione aliena! Invasione aliena! Potete farvi prendere dal panico! Blip, blup, blip, blip! Ti ringrazio, bimbo elfo! No, uomo elfo! Troviamo dove si nasconde Fragolina e chiediamole di far smettere di nevicare, subito! La neve ha ricoperto interamente il piccolo regno! Fa freddo anche qui! Sì!
questo trono di ghiaccio ha congelato il mio povero sederino. Non potresti trasformarti nella regina del sole adesso? È troppo tardi ormai, sono la regina del ghiaccio. Il nascondiglio segreto di Fragolina deve essere da queste parti. Secondo te, in quale posto vivrebbe una super malvagia come Fragolina la regina del ghiaccio? Che ne dici di quello? Wow, un enorme palazzo di ghiaccio! È molto meglio dell'elfo caverna, mille volte! No, non è vero, è tutta scena! Non cantare vittoria, regina del ghiaccio! Che cosa vi porta da queste parti, bimbo elfo? Sono l'uomo elfo! Siamo venuti qua per fermarti! Ma voi non potete fermare la potente regina del ghiaccio! Fa freddo qui dentro! Fragolina, gli adulti si stanno lamentando di tutta la neve che ha ricoperto il piccolo regno! Ops, davvero? Sì! E siamo nei guai? Io non credo che siamo nei guai! Basta che la smettiamo con questo gioco! Va bene, ho vinto io! No, i buoni vincono! Ma non è giusto! Voi siete in trappola! Ah, ok, avete vinto voi! Urrà! Finalmente posso liberarmi di questo trono di ghiaccio! Il mio sederino è congelato! Ah, che bello! È tornato il sole! Oh, credo abbia la bocca incollata! Oh, è stato davvero orribile! Trovi che la mia torta sia troppo appiccicosa, non è vero, tesoro? Tu la odi? No, no, ma certo che no, mia cara! È meravigliosa! Ottimo! Vuoi un biscotto di pan di zenzero? Inzuppalo nel caffè, lo renderà morbido e squisito! Il caffè scivola sul biscotto, è completamente asciutto! Su, assaggialo! Credo che anche questo lo conserverò per dopo! Ok, scusate, ma non posso perdermi in chiacchiere. Ho molti altri dolci da preparare. Altro che buoni, sono solo brutti. La torta sembra colla e i biscotti sono idrorepellenti. Dobbiamo avvisare gli abitanti del piccolo regno. La regina sta preparando dei dolci. La regina sta preparando i dolci. Oh no! Non riesco ad assaggiarli un'altra volta! Nessuno può mangiarli e sopravvivere! Buongiorno, vi ho portato i miei dolci! Oh, grazie, ma non vi sareste dovuta disturbare, Vostra Maestà? Abbiamo già tantissimi dolci! Quindi i miei non li volete? Oh, sì, ma certo! Pensate che siano disgustosi, vero? Oh, no, affatto! Oh, beh, allora ve li lascio qui, ok? Le faranno guadagnare un mucchio di soldi per la sua scuola, signora Fico! Sì, vi ringrazio, Vostra Maestà, avrei dovuto usare la magia per ricostruire la scuola, sarebbe stato meno pericoloso. State lontani da quei dolci, nessuno li assaggi. Oh, dolci? Aspetta! Ma che razza di dolci sono questi? Sono i brutti e buoni. È stata la regina Cardo a farli. Oh, la regina ha preparato dei dolci. Ascoltate, sento dei passi! Sta arrivando qualcuno! Urrà! 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 Sta arrivando! Cominciate a suonare subito, bambini! Buongiorno a tutti! Buongiorno! È un piacere vedervi! Deve andarsene subito, stiamo aspettando una persona molto importante, un VIP! Oh, davvero? E chi è questa persona? È Re Leopoldo! Ma sono io! Oh, lei? Come, lei è Re Leopoldo? Non posso crederci, è un vero re! Oh, certo! E dov'è la sua corona? La tengo nascosta sotto il mio cappello! Perché non ce l'ha mai detto prima d'ora? Oh, a me non piace affatto vantarmi per queste cose! Non le piace vantarsi per queste cose? Ha spedito a tutti delle lettere pompose per annunciare la sua presenza? Sì, perché quando arrivo in un posto all'improvviso, di solito le persone si arrabbiano e poi mi mandano via. Invece, se spedisco una lettera e mi annuncio come Re Leopoldo, sono il benvenuto e ottengo un invito a cena. Beh, la prima volta di solito funziona. Posso mangiare questa torta? Io
Immagino di sì. È davvero ottima. Ho una storia interessante da raccontarvi. Vi va di ascoltarla? No! Allora lo prenderò come un sì. Le torte non si trovano semplicemente in natura. Devono essere sempre preparate da qualcuno. Oh, ci siamo dati tanto da fare per scoprire che il re Leopoldo in realtà è lo gnomo. Già, questo è un vero oltraggio. Oh, oh, è comunque un re e voi vi siete dati tanto da fare perché stava per arrivare una persona molto importante, un VIP. Paparino ha ragione. Sì, dovremmo dare il benvenuto a re Leopoldo. Eccole! In testa allo sciame c'è l'ape regina. Le altre la seguono ovunque vada. Ottimo! Finalmente stanno rientrando nell'alveare. Ora possiamo rilassarci, è tornato tutto alla normalità. Allora, ditemi, Ben e Holly, che cosa possiamo fare per voi? Vogliamo vedere come le api creano il miele. Benissimo, siete venuti nel posto giusto. Questo è l'alveare. E io invece sono l'apicoltore. Ci serve un barattolo di miele per il re. Non c'è problema. Quindi immagino che dovremo entrare per prenderlo. È questa la porta? Fermati, tata Susina. Non puoi certo entrare come se nulla fosse. Ci sono migliaia di api lì dentro e ognuna ha il suo pungiglione. Non saranno contente se cercheremo di portar via il loro miele. Oh. Cosa facciamo allora? Innanzitutto dovremmo far addormentare le api. Come? Beh, ecco, utilizzando la magia. Ma io credevo che tu detestassi la magia. Infatti è così, ma se sono costretto a entrare in un alveare pieno di api inferocite, sono disposto a fare uno strappo alla regola. Chi farà l'incantesimo? Beh, qualunque vecchia fata ne è in grado. Tata Susina, lanceresti un incantesimo del sonno per me? Con piacere. No, tata, non era per il vecchio saggio. Era per le api. Oh, ma perché è sempre così sibillino? Cosa mi è successo? Stavolta cerca di essere chiaro. Tu vuoi che faccia dormire le api, non è vero? Se per te non è un grande problema, sì. Dormono tutte. Ottimo, in questo modo saremo molto più al sicuro. Daisy, Poppy, fatemi tornare subito come prima o... Sono bambola Susina, dammi da mangiare. Certo, sono sicuro che riusciremo a farne una coppia esatta. Entrate pure, bambini. Se adesso premo il tuo pancino, mi canterai una canzone. Non provare neanche a pensare di premermi la pancia. Bambola Susina, dolce e piccolina. Lo sei veramente, sei dolce e piccolina. Allora, come farai a riprodurmi? Utilizzeremo questa macchina copiatrice. Guarda come funziona. Prendiamo una pallina da tennis, la mettiamo proprio qui sopra. Ed ecco a voi una copia esatta. Adesso tocca a Bambola Susina. A dire il vero avrei cambiato idea. Potresti togliermi di qui? Oggi non me la sento di essere copiata, per favore. Non ti preoccupare tanto, sei già stata copiata. Cosa significa? Cosa significa? Sì, vostra maestà. No, vostra maestà. Come volete voi. Ma io non parlo così. Un pochino ti assomiglia, però. Bambola Susina. Anzi, è una copia perfetta. Certo, e ora che abbiamo un campione di Bambola Susina, possiamo farne quante ne vogliamo. Un momento, ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle. In effetti sono d'accordo. Una sola tata Susina è più che sufficiente. Perfetto, adesso per favore mi potete trasformare? Subito, tata. Oh, così va meglio. Ora tornerò al mio lavoro.